واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم لا بيبيوتكا الشيخ الخديم مليو كنشو كما داري كامل إن والوف أو نستوريا نتيفولي سي بازاس أبجيتيفي بن ديفينيتي Prima la La biblioteca di Sheikh al-Khadim è stata costruita nel 1977 dal terzo calif general dei Murid, Sheikh Abdul Ahan Baqeh. Quest'ultimo lo considerò un bene pubblico e lo mette sulla supervisione del Califf generale dei Murid in carica. Dopo il completamento dei lavori, il califo ha ordinato a una delegazione all'estero di raccogliere libri islamici. Così la delegazione, guidata da Selim Maud Nyang, ha acquistato una cinquantina di tonnellate di libri di ogni genere. Shah Abdul Ahad ha confidato e ordinato a Serin Sambay di tradurre la famosa opera di Masadi Kuljinan di Majmahu, eccetera. C'era anche un curatore professionale in formazione e documentari con il nome di Alun dal 1982 al 1990. È grazie a lui che il fondo documentario è stato organizzato e strutturato. E' anche creato i registri di ingresso per documenti. Dal 1990 al 2004 la biblioteca è stata gestita da Seren Rajmbakhe Ibraja. Dal 2004 ad oggi passo nelle mani del professore ed eminente conferenziere Seren Mustafa Jatara. Nella prima sala il sacro Corano al Corano al Karim. Tutti i libri coranici trovati lì sono scritti dai figli, nipoti e discepoli dello Sheikh. Questa stanza non è aperta a tutti perché il Sacro Corano è un libro sacro che ci sono preamboli prima di toccarlo. La seconda sala è dotata di libri che trattano dell'opera del Sheikh Ahmad Bamba presentato sotto forma di raccolta di poesie. Prima raccolta di poesie sull'unicità divina, legge islamica, sufismo e grammatica. Seconda raccolta di poesia sulla felicità dei muri nell'esaltazione dei meriti in meglio del messaggero di Dio. Terza raccolta sul cordoncino di perle su questioni nascoste. La quarta raccolta si riferisce ai temi della preghiera sul profeta. La quinta raccolta riguarda il vaso di carica che costruisce l'invocazione impeccabile. Sesta raccolta basata sui versetti coranici. Settima raccolta non basata sui versetti coranici. L'ottava collezione si concentra sulla fiacola di un mondo al servizio della protezione contro i due mondi. La nona raccolta sulla risposta di illusioni e consiglio, formulata da Sheikh al-Khadim, Dio si compiace di lui per alcuni murì. La decima raccolta si concentra sulla scienza religiosa dello Sheikh Obama, il servitore del profeta, volume 1 e 2. Ci sono ancora manoscritti nella seconda stanza in cui i testi sono di Che Amadou Bamba e trascritto dai Talibe. Nella stanza c'è anche un'ultima raccolta di poesie tradotto in francese. Raccolte panegiriche del meglio dei inviati Masalekul Jinan tradotto in francese, con gene testimonianze di personalità religiose della Mauritania e del Senegal che sono tradotti da dottore Serin Sambayi. La terza sala contiene libri di cultura generale. Si tratta di opere enciclopediche, vale a dire che trattano tutti i campi della vita. Periodici, filosofia, logica, edicazione, moschea della Mecca, Medina, Gerusalemme e altre moschee e le loro storie. Scienze dell'ostacolo, corano, legge musulmana, economia, diritti umani, matematica, astronomia, fisica, chimica medicina generale, letteratura americana e in arabo. Questi libri sono stati commissionati dall'estero sotto legge da disegnato la Hanbake. La quarta sala è diventata la sala di lettura e ricerca e così che è andato il fondo documentario della biblioteca di Jehovah Hadim. Sala 5 Questa è la stanza che contiene gli archivi degli eventi religiosi. C'è anche una mediateca che è uno spazio digitale con una sala di lettura molto ricca di documenti e opere di riferimento. Dispone di una piattaforma multimediale a disposizione di studenti, ricercatori, docenti e chiunque sia interessato alla ricerca della conoscenza. È uno staff rigoroso con buon senso organizzativo. La biblioteca è ben strutturata grazie ai vari gestatori presenti passato e loro squadra. La biblioteca è amministrata dal generale Khalifo, il direttore della biblioteca è Serigno Mustafa con la loro squadra, un servizio tecnico che ospita una mostra permanente sulla città di Tuba, una segretaria amministrativa, un patrimonio e comunicazione. Un consiglio e un de e دأبا مسكن التعلم، وموضع الفكرة والتفهم، ومسكن الإرشاد والتعليم، ومسكن التصويب والتفهيم،